Eccolo il CARA di Mineo, il bubbone d'Italia, il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, che è arrivato ad ospitare fino a 4.000 profughi. Noi abbiamo l'ingresso del centro accoglienza richiedenti asilo di Mineo, proviamo a entrare. Buongiorno, si può entrare? No, non si può entrare, solo in caso di autorizzazione. Noi l'abbiamo chiesta, ma non ce l'hanno data. Nel momento in cui potesse arrivare un'autorizzazione dalle superiori autorità, a quel punto potremmo anche autorizzare a far entrare. Ma noi ci eravamo entrati qualche tempo fa. Ecco le immagini. Proprio al CARA di Mineo viveva l'ivoriano che ha ucciso due coniugi di Palagonia, un paesino poco distante. È stato fermato mentre tornava nel centro con un borsone pieno di oggetti rubati dalla villetta della coppia. Caporale, che cosa l'ha insospettita ieri mattina? Perché ha fermato quell'ivoriano? Mi ha sospettato la grandezza del borsone che aveva sulla bicicletta. Ma non è la prima volta che il CARA è al centro della cronaca. I tentacoli di Mafia Capitale erano arrivati fin qui per aggiudicarsi in modo illecito un appalto da 100 milioni di euro per la sua gestione. Tra gli indagati, Luca Odevaine, ex consulente del Comune di Roma e uomo di fiducia di Salvatore Buzzi, il re delle coppe romane. E che dire della parentopoli siciliana? Al CARA di Mineo venivano dati posti di lavoro a figli e fidanzate di amministratori di comuni del catanese in cambio di voti. Ma non è finita qui. Il centro di Mineo era diventato la base operativa di un'organizzazione criminale che gestiva il traffico degli immigrati dalla Libia. Nient'altro che affari al CARA di Mineo, illegale ovviamente, anche tra gli stessi immigrati che all'interno del centro hanno costituito un vero e proprio souk e un giro ben avviato di prostituzione. Forse è proprio per rivendere gli oggetti rubati in questo mercato abusivo che sono stati massacrati i due coniugi di Palagonia. Ora gli abitanti di Mineo sono arrivati all'esasperazione e aspettano un intervento urgente dello Stato. Abbiamo tutti paura, tutti, e se ne devono andare di qua.